Ben ritrovati con l'approfondimento dagli studi di Alessandria, puntata dedicata alla fotografia, perché attenzione a tutti gli appassionati, è arrivato PhotoRing ed è in partenza un ciclo di incontri gratuito, è importante dirlo, dal prossimo venerdì ad Alessandria a tenere il corso e a dare le dritte un esperto del settore, Daniele Robotti, ben arrivato nei nostri Ciao studi. Jenny. Allora, 6 lezioni gratuite di fotografia a cominciare dal prossimo venerdì, il 15 febbraio alle 20:30 in via San Lorenzo 107. Com'è nata questa idea, innanzitutto? È nata per far conoscere PhotoRing ai fotografi, fotoamatori di Alessandria, un'associazione nuova che ho creato con altri amici fotografi all'incirca da un paio di settimane. E abbiamo pensato, come diceva Confucio, di non dare pesci ma insegnare a pescare, quindi offrire un'occasione per gli appassionati fotoamatori alessandrini, così di avvicinare persone che usano la macchina fotografica da più tempo e che hanno messo il loro tempo a disposizione di altri fotografi per vedere come sopravvivere a ghiere, pulsantini, voci di menu, di macchine fotografiche compatte o non compatte, o reflex. Allora, parleremo un po' di tutti questi elementi in questi 10 minuti, parlando di appunto fotocamere, post-produzione, software, ma soprattutto di buone immagini, come recita appunto la locandina PhotoRing, si tratta di questo. Quindi metterete insieme negli incontri esperti, Sì, i soci esperti dell'associazione dedicheranno il loro tempo a spiegare prima come utilizzare la macchina fotografica, quindi anche la compatta o una semplice reflex, e poi vedremo anche in un paio di lezioni come fare buone fotografie, perché le macchine fotografiche di oggi fanno praticamente tutto quanto loro. La cosa bella e interessante invece è fare le foto con la nostra testa, quindi ragionare sul soggetto, sulla scena, sulla luce, e comporre qualcosa che è davvero nostro, ecco, che non è il semplice tirare fuori la macchina, inquadrare e scattare, ma ragionare e portare a casa un piccolo prodotto, diciamo, della nostra creatività. Che comunque anche riuscire a ottenere una buona inquadratura, insomma, un lavoro, non è Eh sì, semplice. Ci infatti, sono delle infatti, regole da infatti. rispettare. E gli incontri si terranno tutti i venerdì dalle 20:30, Dalle durata 20 circa prevista, un'oretta, ok? un'oretta, e dopo, quindi dalle 20:30 alle 21:15, 21:30 più o meno, dopo ci saranno i soci in sede con i quali potremo parlare di fotografia, vedere fotografie, fare quattro chiacchiere, insomma ci siamo, abbiamo creato PhotoRing per quello, Ring, il gruppo, anche un po' così, un po' l'idea del ring, del confronto, ecco. Digitale o pellicola? Ah, indifferente? Beh, chiaramente per motivi di contemporaneità saranno tutte macchine fotografiche digitali, però chi ha la macchina fotografica analogica viene con l'analogica, perché poi il nostro discorso è appunto quello di dare occasione alle persone di imparare a fare fotografia. Che poi l'immagine finisca su un sensore o finisca su una gelatina, alla fine non è proprio questo che fa la grossa differenza. Parleremo anche un po' di computer, quindi vedremo anche per i neofiti come collegare la macchina fotografica al computer, come scaricare le foto, qualche dritta su come pubblicarle sui siti di condivisione. Ad Quindi c'è esempio, diamo anche. qualche elemento anche per incuriosire, incentivare la partecipazione. Ma ad esempio come utilizzare piccoli software gratuiti che si trovano online, tipo Picasa di Google, che ci permettono in modo molto semplice e veloce di modificare le immagini, renderle più brillanti con dei colori più saturi, più contrastate, applicare piccoli effetti, costruire delle piccole presentazioni, fotografie che vanno in rotazione con la musica, cose di questo genere. Piccoli accenni anche di fotoritocco, curiosità di fotoritocco. Ecco, infatti, cosa ne pensa? Perché spesso è uno strumento Abusato, abusato, abbiamo detto assieme, non solo sì. nella moda, anche insomma, la post-produzione spesso diventa un lavoro più corposo che quello di creazione, tutto il lavoro che c'è prima e durante lo scatto. Sì, capita, alle volte capita. Io faccio post-produzione per le mie immagini, le fotografie che vengono pubblicate sui nostri lavori editoriali, libri, multimedia, eccetera, eccetera. E
Capita di doverci dedicare parecchio tempo. Chiaramente, diciamo, per l'utente comune è meglio avere l'immagine buona in fase di scatto, quindi conoscere le competenze che noi vogliamo appunto trasmettere durante queste sei lezioni del corso, la gestione della luce, del soggetto e della scena, per non avere problemi di, che ne so, il bidone della spazzatura che non hai visto e che poi non sai come togliere, quel raggio di luce che arriva in modo strano, che bastava semplicemente girare un po' la persona, un po' come su questo sgabello, e riuscivi a risolverla già subito. Ecco. Però poi ci sono anche chiaramente delle situazioni in cui il fotoritocco, come si dice, c'è ma non si vede, lì però sono competenze particolari che magari verranno affrontate in incontri dedicati, ecco, con gli appassionati, se ci saranno gli appassionati del fotoritocco anche in fotoring. E appunto parlando di luce, perché tutti conoscono, insomma, adesso distinguono un controluce, quindi fare scattare la foto con il sole alle spalle del fotografo, è corretto? Il controluce, no, con il sole alle spalle del soggetto. Esatto, però per fare una foto che si veda, un soggetto ben definito, la luce deve arrivare in fronte al soggetto. Il soggetto deve essere illuminato, è la soluzione più semplice, infatti, chiaramente. Sì, è la soluzione più semplice. La luce che arriva di fianco invece, che da un lato... La luce che arriva di fianco... è la luce, è una situazione di illuminazione complessa. Perché hai il soggetto che è metà in ombra e metà illuminato. È un aspetto che affronto subito nei corsi di fotografia, questo qui, perché il nostro occhio vede bene sia le cose in ombra che le cose illuminate. In realtà la macchina fotografica è molto più selettiva, quindi o dà importanza alle cose illuminate o alle cose in ombra, e quindi è difficile gestire una situazione di quel genere lì, se non si hanno delle competenze particolari, tipo l'uso in manuale della fotocamera, che non affrontiamo in questo corso, perché è un corso per neofiti, perché si avvicina, quindi impareremo e faremo vedere come utilizzare al meglio la fotocamera con i suoi automatismi. La luce radente è complessa da gestire, può essere utilizzata per evidenziare superfici, per dare plasticità al soggetto, però obiettivamente è una cosa abbastanza complessa e richiede comunque l'uso della macchina fotografica in modalità manuale. E è un po' complessa anche la macchina compatta, ormai si vende dappertutto, si mette in automatico e la macchina va da sé, però sembra quasi di perdere un sacco di funzioni possibili, perché poi ci sono ghiere, pulsantini vari, un sacco di funzioni che in pochi sanno padroneggiare. Quindi voi volete dare risalto anche a tutti questi aspetti? Esattamente, sì, no, infatti... Tra le mille funzionalità di una macchina fotografica automatica moderna, se ne usano 4 o 5, diciamo, però sapere bene, a seconda della situazione in cui ci si trova, tipo la foto sportiva, il panorama, la foto notturna, perché utilizzare un programma anziché un altro. E noi all'interno di Fotoring abbiamo anche delle uscite molto particolari che le chiamiamo le regole al contrario. Quindi facciamo le foto sbagliate e quindi anche con la macchina automatica può essere interessante utilizzare i programmi non nel modo in cui sono stati pensati. Cioè ad esempio utilizzare il programma Sport per fare fotografie statiche di soggetti che non si muovono o viceversa, perché vengono messe in campo alcune... funzionalità tecniche dello strumento che danno un certo aspetto creativo all'immagine, chiaramente sapendo prima però cosa fanno questi programmi, che è quello che vogliamo trasmettere in questi incontri. Faceva riferimento prima anche ai paesaggi, allora diamo qualche dritta come grammatica dell'inquadratura, diciamo, perché ci sono delle regole da rispettare per quella che è la linea dell'orizzonte, ad esempio. Le macchine fotografiche moderne hanno una cosa comodissima che è la griglia, per cui si attiva la griglia e in automatico vedi c'è l'orizzonte, sempre il famoso discorso del fotoritocco, anche al mare, è utile il mare farlo rettilineo subito per non doverlo raddrizzare dopo, no? Okay. No, nel paesaggio la cosa fondamentale è evitare di fare le fotografie quando davvero c'è più luce, quindi nelle ore
centrali della giornata, ma invece fotografare possibilmente o all'alba, che è scomodo, perché l'alba è all'alba, appunto, sì. E poi ci sono poche ore buone all'alba. Invece è molto più comodo fotografare dal tardo pomeriggio fino a quando il sole va giù dietro all'orizzonte, c'è la luce migliore. Tra l'altro qui in Monferrato consiglio caldamente di fotografare proprio prima che il sole vada dietro le montagne delle Alpi, le Alpi che si vedono all'orizzonte, o dietro la collina, quando incomincia davvero a venire fuori un po' la nebbiolina, perché nasconde in modo perfetto capannoni. Fenomenale. Se tu guardi un panorama alle 4 del pomeriggio, lo rivedi in questa stagione, diciamo intorno alle 5 e mezza, 6, i capannoni sono spariti. Perché la foschia nasconde il grigio e l'effetto è molto meglio, insomma. E invece ad Alessandria città uno scorcio interessante qual è da fotografare? Beh, quella che noi chiamiamo la Route 66, cioè la Route 66 alessandrina è la mia strada, la strada della fantasia, diciamo così, dei grandi viaggi, che poi si tratta semplicemente di via Giordano Bruno, fotografata appunto al tramonto col sole basso, e tutti i vari distributori illuminati con questi colori molto saturi, le varie insegne con dei colori molto forti. E un altro posto davvero del cuore nostro di Fotorin, dove andiamo spesso, è la località Mandrino, dietro l'ex zuccherificio, per andare a Spinetta. È una zona di campagna veramente speciale, ci vado spesso. E dall'altro lato c'è il polo industriale. Che anche quello è un fascino da fotografare. Sì, non sarebbe male. Siamo veramente in chiusura, ma vorrei ancora un commento, perché alcuni colleghi fotografi rabbrividiscono al fatto di fotografare con tablet, iPhone, iPad, tutti questi strumenti, telefoni. Alcuni fotografi dicono sono strumenti nati per telefonare, disegnare, non devono fotografare. Cosa ne pensi? No, come dicevo prima, non facendo differenza tra l'analogico e il digitale, non è lo strumento che fa l'immagine. Infatti in Fotoring l'anno scorso, quando non era ancora associazione, che è semplicemente un gruppo di amici, abbiamo invitato un artista digitale di Casale che scatta con l'iPhone, adesso marchi commerciali a parte, scatta con lo smartphone, diciamo così, ed elabora sul tablet. E lui fa delle mostre con altri fotografi che usano soltanto smartphone e tablet, dove appendono i tablet al muro con lo slideshow, la presentazione delle loro foto che girano, e fanno tutta la post-produzione, cioè modificano proprio le immagini sul tablet scattate con lo smartphone. Tra l'altro gli smartphone di oggi hanno davvero delle qualità fenomenali, certo. Se vogliamo parlare di tecnica. Abbiamo cominciato con le citazioni, chiudiamo altrettanto, come disse Machiavelli, allora il fine giustifica i mezzi. Il fine giustifica le fotografie, sì. Allora, grazie a Daniele Robotti di Fotoring, ricordiamo l'appuntamento per gli appassionati di fotografia, gli esperti e i neofiti, sarà per venerdì, da questo venerdì, per 6 incontri gratuiti, Alessandria, via San Lorenzo, 107, al primo piano. Bene. Grazie. Grazie, alla Jenny. Prossima puntata dagli studi di Alessandria.